un particolare, a volte sarebbe raccontare un universale. Questo viaggio attraverso il cinema, tu lo fai? Beh, sì, io quando penso a una storia per un film, inizio è l'istante prima del viaggio, quando con tuo cugino Alessandro Valenti ci immaginiamo di fare un film su una famiglia composta da quattro donne che tentano di resistere alla crisi e si rifugiano in campagna perché è l'unico bene che rimane loro, e questo è l'istante via del viaggio. E per me il percorso dall'ideazione, attraverso il soggetto, la sceneggiatura, la ricerca fondi, la produzione del film, il set, il montaggio, il mix, la color correction, la distribuzione è un viaggio. Perché è come prendere prima la macchina, poi l'aereo, poi c'è la coincidenza, poi arrivi, poi c'è il treno. Quindi è questo. Io ho imparato a viaggiare nel Salento, a viaggiare con la fantasia nei film, facendo dei veri viaggi. E per me anche viaggiare da Depressa a Castiglione, ad Andrano, impari a viaggiare, perché bisogna imparare a viaggiare anche. Io lo dico sempre ai miei figli, ogni tanto facciamo delle gite, andiamo in Lucania, a Matera, o andiamo non so, a Castel Gandolfo, cioè facciamo piccoli viaggi di fine settimana, e vedo che loro sono più eccitati al nuovo gioco elettronico, al nuovo video. Magari c'è il cane che guarda attraverso la finestra, tutto eccitato, con la bocca aperta, la lingua che penzoloni, perché per lui è tutto eccitante uscire fuori. Dico, guarda, imparate dal cane, c'è più stupore negli occhi del cane che di voi pampaciuti. No, lo dico provocando un po' i miei tre figli al prezzo di uno, perché uno è mio e due sono ereditati. Però è anche un fatto di generazione. È la stessa cosa nostra rispetto a mio padre. Mio padre andava negli Stati Uniti, prendeva il piroscafo, già lo chiamava piroscafo. Io prendo l'aereo. Mi ricordo anche i racconti del viaggio, di viaggi quando gli immigranti di questo paese, Depressa, andavano in Svizzera. E mi ricordo anche tutti i pacchi con le cose. Mi ricordo il viaggio in seconda classe, già allora è tutto cambiato. C'era l'eccitazione anche dell'incontro con le persone, no? Perché c'erano quelli che dicevano favorite, favorite, sempre continuamente, parlavano continuamente. Adesso nessuno parla, stanno tutti così, stanno tutti piegati sulla testa china, sullo smartphone o sul cellulare, sul computer, sul laptop, e non guardano più. Cioè, adesso non voglio fare il passatista che dico quanto è bello prima, perché prima il viaggio era faticoso, era veramente foriero di pericoli. Immaginiamoci cos'era prima la traversata oceanica, cos'erano i primi viaggi aerei. Effettivamente ha ragione Alessandra, che andare in aereo è molto poco rischioso. Prima lo era un po' di più, lo stesso viaggio in nave, in treno. A me è successo una cosa molto interessante. Io ho imparato molto attraverso i viaggi, perché i viaggi per me sono sempre dei viaggi iniziatici, sono sempre dei anche se vado a Castiglione, poi non è vero che vado a Castiglione, perché da piccolo prendevo la bicicletta, andavo a Castiglione attraverso tutte le cesure e parlavo con tanti cristiani che stavano in campagna, ora ce ne sono di meno, e lì c'erano già, cambiava un po' l'accento, poi quando andavo a Spongano cambiava ancora l'accento, e quando andavo a Spongano le persone non mi riconoscevano, perché noi a Depressa ci conosciamo tutti. A Castiglione, ma dici si chiude, a Spongano invece, ah, forestiere, cioè proprio, divento proprio Ulisse nel paese dei Feaci, no, 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 che ne so, nell'isola del Maga Circe, Spongano. Quindi, e per questo dico, è importante anche imparare a viaggiare. Lo dico a tutti i ragazzi, per questo per me sarebbe molto importante, è qualcosa che faccio anche con le maestre dei figli, perché non andiamo ogni settimana a vedere le cripte?
notte senza usa, tante di quelle cose. Perché il loro programma, giustamente, perché così squarino, così si divertono a fare i soliti viaggi. Insomma, San Marino, ci sono i classici viaggi nostri, sai, della gita scolastica, dove i ragazzi squariano, per chi non capisce, si divertono. Però se si insegnasse anche a vedere, per esempio, secondo me Castiglione andrà, cioè io mi rendo conto come noi non ci conosciamo, mi rendo conto che non abbiamo l'educazione alla bellezza. Ci sono certi paesi orrendi qua che dicono quanto è bello, non dico di no, e dico, ma qualche sera c'è un paese accanto che è stupendo, il Centro Storico andrà, è bellissimo, vedete come è preservato il Centro Storico, vedete come la campagna è pulita, vedete come le coste sono libere da costruzioni, brevi tratti di coste, vedete come poi il viaggio non è solo, perché per la maggior parte delle persone il viaggio è il museo, è il paesaggio, è la piazza. Bisogna anche insegnare alla conoscenza, alla curiosità, stimolare la curiosità. In fondo, come, per rispondere alla tua domanda, ogni viaggio in un microcosmo, se vuoi, se hai la capacità di allargare la mente, diventa un viaggio in un altro pianeta. Io dico sempre che Andrano è Marte per uno di depressa, sto esagerando, però scopri tante cose, scopri, caspita, qui ci sono ragazze più bionde che a depressa, ci sono tre rosse, no, io facevo queste statistiche prima, per un appassionato di... No, ma dicevo, guarda come parlano, strano qua, a Corsano dicono, per dire, è dura, la situazione è molto difficile, facinino tremurea. A depressa si usa uno strano, una strana espressione per dire la stessa cosa, e dico è triste Venezia, mi affascinava questa cosa. Se tu dici a un giovane che vuol dire triste Venezia, ma che Venezia è triste perché il clima è così, invece c'era tutta una bella ciao dietro è triste Venezia. Io chiedevo a questo Cosimo Pippi la chiazza che stavano lì, come stai? Triste Venezia. pensa uno di gusto arsizio che sentiva una storia del genere, no? Una frase del genere, ma perché triste Venezia? Che cosa c'hanno? Sono dei filoni? Forse sì, un po'. E questo anche, perché se a volte il viaggio è più interessante se vai da depressa a Sant'Udana, che se non vai a un viaggio organizzato a, non so, naturalmente a Gardaland o a Parigi con Ryanair, con tutti gli amici che fanno le stesse cose. Naturalmente puoi anche fare delle piccole divagazioni nei classici viaggi e scoprire, però succede che per un fatto di organizzazione segui un po' la massa. Invece se impari a viaggiare, se fai un piccolo percorso qui, veramente puoi scoprire tante cose interessanti. E a proposito del confronto con l'altro, che